Domenica, amici dell'Italia del vino e del gusto, ben ritrovati su Pavilion TV Lombardia Live 24. Grazie anche per l'affetto con cui mi seguite sul mio blog 45esimoparallelo.net. Questa domenica partiamo da Wine News per parlarvi dell'exploit dello spumante italiano. L'export del vino italiano continua a crescere, raggiungendo un valore di 5,17 miliardi di euro, più 4,1% nei primi 8 mesi del 2024, trainato dal successo degli spumanti. Questi, con un valore di 1,47 miliardi di euro, più 8,4%, rappresentano il 28,3% delle esportazioni totali di vino italiano, grazie alla crescente domanda globale. Il Prosecco domina la scena con 1,1 miliardi di euro, ma anche altre denominazioni come Franciacorta, Asti e Trento DOC contribuiscono. Mercati principali includono Stati Uniti, più 11,3%, Regno Unito, più 1,9%, Germania, più 7,7% e Canada, più 9,6%. Spiccano le performance in Russia e in Austria, mentre Svizzera, Giappone e Corea del Sud mostrano un calo. Gli spumanti riflettono cambiamenti nei consumi e sono protagonisti anche nella mixology, consolidando la loro importanza nell'export vinicolo italiano. Ecco, allora sarebbe molto bello rimettere la condotta della spumantistica italiana al centro della scena, al centro di una riflessione anche per dare sostegno a un comparto economico che traina il Made in Italy, che sta in un calice nel mondo, ma anche nei consumi in Italia. Di tutti i vini prodotti, gli sparkling wine sono anche quelli che consentono un dialogo forte con le nuove generazioni. E allora pensiamoci e scommettiamo di più su chi investe in questo ambito.